Ciao, sono Irama, faccio un saluto ai lettori di Fanpage. Bella lì. Non me ne frega se mi manca la morale, anche se vado con altre non vuol dire che non ci tenga te. Lo so che sono un po' egocentrico se parlo di me, lasciami perdere se cerchi un'altra storia che c'è. Sono Irama. Irama significa ritmo in malese. Ho deciso di scegliere questo nome perché è un elemento che mi appartiene fin da quando sono piccolino. Peraltro più avanti ho scoperto anche che è l'anagramma del mio secondo nome, quindi alla fine era un po' destino, no? Ho 20 anni, il mio brano è Cosa Resterà. Sono tra le nuove proposte di Sanremo Giovani. Il genere che faccio mi piace immaginarlo come un ibrido. Mi piace immaginarlo su tre mondi: ritornelli molto pop e strofe che si bilanciano su altri due. Da una parte c'è la parte più rap, quindi più diretta. Mi piace pensarli come pugni nello stomaco, qualcosa che arriva impatta più velocemente. Dall'altra parte c'è quella ricercatezza alle metafore tipica di cantautori italiani di cui sono follemente innamorato da sempre. Per esempio i cantautori italiani con cui sono cresciuto in tenera età erano principalmente Guccini e De André. Sono sempre stati i miei pallini. Poi molti altri come Battisti, Vasco, ce ne sono tantissimi altri. Gli orecchini sono un elemento che mi appartiene sia sopra che sotto il palco. Come vedi anche adesso mentre ti sto parlando ce li ho indosso. Semplicemente sono un elemento che mi identifica. Sono una parte di Irama. Sono onoratissimo di poter salire sul palco dell'Ariston e soprattutto di suonare con musicisti del calibro dell'orchestra di Sanremo. Per me è un onore incredibile. Dall'altro punto di vista spero che sia l'inizio di un percorso artistico. Sono molto emozionato perché chiaramente l'emozione è fortissima. Poi l'atmosfera del festival è una cosa unica, incredibile. Sicuramente ho paura, ma sarà la paura che mi tirerà fuori qualcosa, spero. Ci sono tanti artisti che mi piacciono, non ce n'è uno in particolare. Da Patti Pravo, di Zero Assoluto, ce ne sono davvero tanti. Mi piacciono tanti artisti e infatti sono molto curioso di seguire anche la loro competizione. Cosa Resterà è una canzone che il testo è mio e la musica è di Giulio Nenna, che saluto. È un pezzo che ho scritto in un momento molto difficile, davvero, dove ho cercato di spogliarmi, di raccontare anche il lato più intimo di me. Io sono dell'idea, principalmente, che le canzoni non vadano neanche troppo svelate. Secondo me è ancora magico l'interpretazione che le persone possono dare alla canzone, come le poesie. Cosa Resterà è un brano che mi presenta particolarmente, appunto, dove racconta pure il lato più intimo di me. E non è facile, anzi è difficile, però amo le cose vere. Amo particolarmente le cose vere. Penso che un testo debba essere vero per emozionarti mentre lo canti. Poi è una cosa fresca su un'orchestra incredibile che c'è da tantissimo tempo, quindi non vedo l'ora. Ciao, sono Irama, faccio un saluto ai lettori di Fanpage. Bella lì.